Questa è la serie B-Win. Amici appassionati della serie B-Win, buon pomeriggio e un buon Santo Stefano da parte di Flavio Suardi. Immagini che vi giungono dallo stadio Euganeo di Padova, dove fra poco il Padova andrà ad ospitare la Ternana. Il Padova, che sembra rigenerato dalla cura di mister Franco Colomba. Ancora Nuanco sul pallone, prova a farsi vedere ancora una volta il Padova col tiro da fuori. Zona tiro, Zeduardo preferisce appoggiare per il cross, Nuanco non arriva, arriva però Renzetti sul pallone, sinistro, palo! E poi Fazio va a liberare, prima grande occasione per il Padova. Attenzione al colpo di testa, Ciofani e poi Trevisan alzato sopra la traversa. Va tutta a rientrare sul primo palo, la palla resta lì, attenzione di Andà, può andare col sinistro, alto sopra la traversa. Il cross, attenzione a Letteri, di sponda, non è fuori di un palmo. Problema per Nolè, deve uscire dunque Nolè, e dunque questa è la sostituzione, al suo posto entra Botta sulla sinistra per Renzetti. Attenzione a Cutolo, zona tiro, sinistro alto sopra la traversa. Di Andà la mette in mezzo Litteri e poi Anania riesce a farla sua. È cominciato il secondo tempo. Dall'altra parte Ciofani prova a caricare il destro. Cutolo, area di rigore, ancora Cutolo. Prova a metterla in mezzo, c'è Rispoli che si coordina con il destro. Attenzione a Ragusa, dall'altra parte Ragusa, area di rigore, Ragusa ancora, Ragusa va a terra. Ti portano via il pallone. Ancora batti e ribatti, Cutolo prova a sinistro, Prignoli. Andiamo a rivedere il controllo di Cutolo, ha provato il sinistro. Ternani in avanti con Ragusa. Prova ad involarsi verso la porta Ragusa, è molto veloce Ragusa, area di rigore Ragusa, ancora il tiro. E poi Anania con davvero un'uscita provvidenziale. È uno schema, attenzione, pallone in area, di Andà, la mette in mezzo. E poi Legati riesce a liberare. Raimondi alla battuta, alla spiovere, colpo di testa, termina ancora una volta in calcio d'angolo. Fischietto in bocca per Manganiello, finisce qui all'Euganeo il match del giorno di Santo Stefano tra Padova e Ternana.